siccome l'Italia di Canale Italia, l'Italia di voi telespettatrici che ci state seguendo da casa, è molto strano, è molto vaga, è molto tutto, siamo in compagnia di un'altra stranezza, che poi tanto stranezza io non la leggo, ma una roba divertente e che penso possa... Lei mi vuole picchiare? Quasi quasi. No. Ci penso. E lei? Sicuramente. Tu sicuramente? Lady Doha e Madame Marita Bentley. Marika Bentley, se no le prendi. Esatto. Ciao Marika, ben arrivata, buon summer party. Marika, qual è la tua professione? Io sono una mistress. Cos'è una mistress? La mistress è una dominatrice. Chi domini? Io domino gli slave o le slave, quindi chi nasce è conscio del proprio essere sottomesso. E qua fermiamoci. Lady Doha, buonasera. Che mestiere fai nella vita? La mistress. E cosa fai come mistress? Siamo due dominatrici di uomini. Dominatrici di uomini. Come si domina un uomo? Frustandolo, legandolo, sottomettendolo, in tutti i sensi. Marika Bentley, come si domina un uomo? Principalmente la dominazione avviene prima psicologicamente, conseguentemente fisicamente. E se non si riesce psicologicamente? Non esiste, io riesco. Non riesci? Riusciamo. Riesci? Lady Doha. Psicologicamente e poi fisicamente? Esatto, gli uomini sono deboli e quindi facilmente soggiogabili. Tutti? Tutti, nessuno escluso. Avvicinati Marika. Scusami Marika, ma bisogna vedere che tipo di uomo può essere debole al punto tale anche da pagare, perché paga per queste prestazioni? Beh, certamente, non facciamo beneficenza. Abbiamo un cachet? Possiamo dire un cachet? Il cachet può variare in base al tipo di soggetto, al tipo di sessione che si va a fare. 10 frustate, quanto costa? Allora, noi facciamo le discriminazioni, perché se tu hai il portafoglio più pesante, ovviamente paghi di più. Ah, bene. Un calcio dei testicoli, quanto costa? Beh, c'è da dire comunque che se sei povero non puoi venire da noi, questo è chiaro? Quindi noi, poverelli, non possiamo godere di tanto male. Assolutamente, bisogna avere il portafoglio a fisarmonica. Che bello. Come sarà l'estate di due mistress? Infuocata e inchiodata. Specifico perché inchiodata. Adoriamo inchiodare i gioielli di famiglia. Aia! Alle assi. Scusa un secondo, prego, s'accomodi un secondo, prego, venga, s'accomodi qui. Buonasera, sì. Allora, non abbia paura, io sono in compagnia di due mistress. Lei sa chi sono le mistress? No, cosa sono le mistress? Vogliamo dargli una prova di cosa sono le mistress? Inginocchiati. Mi devo inginocchiare? Lo dicono loro. Là c'è Francesca, non so se... Poi dopo... Chiediamo alla sua signora, è un attimo impegnata. Troviamone uno single. Un single. Scusi, signore, scusi. Roberto Lipadi, lei si può dare una dimostrazione con le signore? In che senso? Loro sono due mistress, lei sa cosa sono le mistress? No. Adesso glielo dimostreremo noi. Quindi cosa devo fare? Ma lui può o deve chiedere? Lei può o deve chiedere permesso alla sua compagna? Chieda alla sua compagna. Chiediamo alla compagna, può darci un'esibizione con le due signore? Hai visto? E tanto, guardi, quello deve fare, prendere botte. Può? Prego, quindi? Bene, allora guarda, puoi metterti qua, chiaramente, in ginocchio. Okay. Si mette in ginocchio, anche lei, si mette in ginocchio. Può? Signora, può? No. Allora, può esibirsi? Ok, quindi a lui lo lasciamo tranquillo. Cosa deve fare questo signore? Beh, può iniziare a togliermi una scarpa, ad esempio. Le tolga una scarpa? Sa come si toglie una scarpa da mistress?
ci provo. Va bene? Cosa deve fare? Per il momento lo può solo annusare. E un uomo paga per venire ad annusare i suoi piedi? Profumatamente. Profuma di scarpa. Profuma di scarpa. Lady Doha. Bene. Leccami il tacco. Leccami? Il tacco. Ma lei vuole? Lei si sente attratto? Il tacco no. Il tacco no. Cosa leccherebbe? Qualcos'altro. E qua ci lasciamo andare a ogni. Va bene, quindi torniamo al piede della signora Marika Bentley. Esatto, proseguo quindi. Prosegua. Siamo sicuri? Io, basta che non ci rimetto io, ci rimetto il signore. Allora vediamo, tira fuori la lingua, bene. Tiri fuori la lingua. Vediamo un po', sei, tu ti definisci un abile leccatore? Lei si definisce un abile leccatore? Dipende da cosa. Dipende da cosa. Vediamo, vediamo. Un abile leccatore cosa deve essere capace da leccare? Venga qua anche lei, venga. Venga, venga. Beh, un abile leccatore sa usare bene la lingua a prescindere. Un abile leccatore sa usare la lingua a prescindere. Lecchi. Aspetta, si inginocchi. Ovviamente si deve inginocchiare. Allora, abbiamo, a lei la lasciamo tornare dalla sua signora prima che ci pensa lei adesso a suonargliele. Venga, venga. Allora, abbiamo questi due signori. Sì. Lei chiedeva di leccare il tacco? Esatto. Le leccherebbe il tacco? No. Cosa le leccherebbe? Altro, come diceva lui. Però non... Lui non ha detto nulla, mi dica lei. Altro. Altro. Venga che lei. Il mio ragazzo quello. È il suo ragazzo? Ah, allora il gioco è per il suo padre. Gioca in casa. Come ci si sente il fidanzato della mistress? Da fidanzato, normale. Però la sua signora gioca anche con altri uomini, a pagamento, ma gioca. Ma li mena, fa bene. Fa bene. Fa bene, fa bene. Anche a me piace comandare con gli uomini, infatti ho delle persone sotto. Ma dove mi trovo? Io aiuto! Marika Bentley, come sarà la tua estate? Beh, sarò sicuramente straviziata in vacanza con tutti i miei schiavi. Chi mi spruzzerà l'acqua in spiaggia, chi si occuperà di farmi aria, chi mi porterà a fare shopping e chi si occuperà della casa. Sesso? Con gli schiavi? Mai sia! Assolutamente, loro possono solo guardare quando io decido di scegliere un partner. E tra gli schiavi? Assolutamente no. Un partner benestante? No, non mi interessa, è un pezzo di carne per me il partner, di conseguenza una volta usato lo rimetto dov'era. La signora prende il pezzo di carne, lo usa e poi lo rimette dov'è. Lady Doha, come sarà la tua estate? Piena di schiavi, ovviamente. Schiavi che mi porteranno a fare shopping, sganceranno il cash per le mie vacanze. Per le mie vacanze molto molto lussuose. Vacanze lussuose. Certo. Pagano gli schiavi? Pagano gli schiavi. Io non devo nulla. Forse, se non diventi mio schiavo non devi nulla. Io la lascio. Vuoi diventare schiavo? Non voglio diventare tuo schiavo. Allora, anche questa estate in compagnia di Lady Doha e di Marika Bentley, del fidanzato della signora Doha, a più tardi con le riprese locali. Grazie ragazze. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi.